Quest'uomo guida per più di 1 milione di chilometri per provare una nuova auto. Ma il capo sostiene che non è ancora pronta. Questa è la storia di una crociata ingegneristica. Si deve creare un'auto per convincere gli uomini più ricchi del mondo a sborsare 1 milione di euro. È una sfida che mette a dura prova uno dei più grandi designer di auto del mondo. In un edificio più simile allo studio di un artista che ad una fabbrica, un uomo ispirato da Leonardo da Vinci, che ha bisogno di essere circondato dai giusti aromi per pensare meglio, insegue un sogno: costruire una macchina che sia al contempo un prodigio dell'ingegneria e un'opera d'arte. La ricerca della perfezione è talmente implacabile che questo capolavoro automobilistico rischia di non venire mai alla luce. Prende il nome da un dio del vento. È la Pagani Huayra. Un'auto così speciale che il suo creatore è convinto che i clienti potrebbero pagarla addirittura 1 milione di euro. Ma per quale motivo? Dieci del mattino. Si aprono i cancelli e migliaia di giornalisti e appassionati di auto si affollano al Motor Show di Ginevra. Il vero evento è la presentazione della nuova auto di Orazio Pagani, la Huayra da 1 milione di dollari. Ma c'è un colpo di scena. Sebbene sembri un prodotto finito, non è affatto così. Nonostante sia in progettazione da anni, ci vorrà ancora molto tempo per completarla. Potrebbe sembrare folle che gli acquirenti impegnino 1 milione di dollari per un'auto che non possono neanche provare. Ma non nel mondo di Orazio Pagani. L'uomo che con la prima superauto, la Zonda, lascia il mondo a bocca aperta, con una delle macchine sportive più stupefacenti di tutti i tempi. A pochi giorni dal lancio della Huayra, basta la fama di Pagani perché arrivino le prime ordinazioni. Quando il Motor Show di Ginevra si chiude, la preoccupazione del team non riguarda le vendite. Temono invece di non finire l'auto in tempo per le consegne. In Italia, Orazio Pagani sta lavorando alla sua auto da oltre 8 anni. Alla continua ricerca della perfezione assoluta, non è il tipo che si lascia prendere dalla fretta. Buongiorno, benvenuti in Pagani. Progetta da solo la sua piccola fabbrica, o atelier, come preferisce definirla. Il reparto assemblaggio, la produzione delle componenti e gli uffici di progettazione sono tutti in uno stesso edificio. Questo non è un posto in cui le macchine vengono montate da automi. Gli artigiani di Pagani creano capolavori ingegneristici a mano. Negli ultimi 10 anni producono 150 esemplari di Zonda. Ma ora fremono per iniziare a costruire la Huayra. Manca soltanto l'assenso del capo, che non arriverà finché quest'uomo non avrà portato a termine il suo lavoro. Nel frattempo si lavora anche in Germania, a 800 km di distanza. Prima che i clienti possano guidare una Huayra, la sua potenza e le sue prestazioni vanno temperate. Negli ultimi 2 anni, Davide Testi prova dei prototipi di Huayra, percorrendo una distanza pari a 25 volte il giro del mondo. Sono l'uomo da 1 milione di chilometri in una macchina da 1 milione di euro. Seguitemi. Questo è il mio ufficio. Oggi, a 6 mesi dal lancio a Ginevra, Davide prova per la prima volta una componente essenziale. Il controllo elettronico della stabilità, l'ESP della Bosch, un passo in avanti verso l'automobile a prova d'urto.
Il dispositivo elettronico è ben più avanzato rispetto al controllo della trazione e all'ABS. Può assistere il guidatore o prendere il controllo della vettura per non farla uscire di strada. Subito in questa curva, molto a gomito, sto accelerando del tutto. E il sistema ESP mi aiuta a indirizzare la macchina senza farmi uscire di strada. Ma applicare un simile sistema futuristico a questa macchina è un'impresa grandiosa. Si tratta di combinare un peso irrisorio a una potenza di 730 cavalli. Persino un pilota come Davide deve portare rispetto. Questa potenza in questo mostro da 700 cavalli e 1000 newton per metro a coppia è una cosa veramente spaventosa. È una sfida portentosa, ma Davide è sotto pressione. Deve portare a termine il lavoro. A ottobre ci sono già 60 ordinazioni di esemplari di Huayra. Ci vorranno anni per costruire queste auto da 1 milione di euro. Sebbene il collaudo non sia ancora finito, Orazio acconsente a far partire la produzione. Nel reparto assemblaggio inizia una nuova fase per la squadra di meccanici. Prima di tutto, bisogna comprendere il meccanismo delle nuove componenti. I ragazzi in magazzino hanno preparato tutto ciò che vedete. Si tratta di dispositivi di controllo, ABS. Chiaramente i bulloni per il fissaggio delle ruote sono monoblock. Questi sono i bracci di sospensione. Vedete, ogni componente ha il suo proprio numero di particolare e su ognuno c'è il logo della Pagani. Ogni dettaglio, persino una guarnizione, è un'opera d'arte. Tutto. Per Dave Lambert è un nuovo inizio. In questa stanza ha già costruito ben 90 esemplari di Zonda. Per noi è tutto nuovo, quindi è anche parecchio emozionante. Da 9 anni a questa parte lavoro solo ed esclusivamente all'assemblaggio delle Zonda. Ora è tutto diverso. È come il primo giorno di un nuovo lavoro. L'intera struttura verrà montata con 1200 bulloni in titanio, per un costo totale di 96.000 euro, più del prezzo complessivo di molte automobili. Ma non esistono manuali su come costruire una Huayra. Quindi Dave e i suoi uomini devono capirlo da soli, passo dopo passo. La prima fase consiste nella costruzione del telaio anteriore e di quello posteriore. Si tratta di due intelaiature leggerissime, composte da una qualità molto resistente di acciaio detta cromoli. In seguito verranno montate avanti e dietro la cabina di guida. Il prossimo. Le componenti meccaniche più pesanti verranno inserite su questi telai, compreso l'hardware dell'ASP Bosch. Da dove partire? Aspetta, secondo me sarebbe meglio montare prima questo. Abbiamo appena appurato che è meglio montare l'ABS prima dello sterzo. Rende tutto più semplice. Mentre Dave fa continui tentativi, Orazio lo osserva da vicino. Non perde di vista neanche una fase della nascita della sua nuova creatura. La cosa che non ci piace di Orazio è che quando siamo pronti per andare a pranzo, lui appare sulla soglia. Ma Dave non deve preoccuparsi. Orazio non ha alcuna fretta. Perché sebbene abbia consentito a far partire il montaggio, nessuna vettura clienti verrà ultimata o consegnata finché le prestazioni non saranno ulteriormente migliorate. Il sogno di Orazio è creare un'auto con una doppia personalità. Dovrebbe trasmettere il brivido della folle velocità, come la cattiva ragazza Zonda, ma dovrebbe presentare anche un lato più tenero. Un'auto per tutte le stagioni, per portare i ragazzi a scuola o fare una lussuosa passeggiata in campagna. È questa la reale funzione dell'ESP, che costituisce il mezzo per realizzare questo Dio a due teste. Davide deve regolare le due modalità del sistema. Modalità sportiva. Adatta al collaudo sul rettilineo, su terreno bagnato o asciutto. Davide non ha problemi a effettuare spettacolari pirouette, senza alcun pericolo di perdere il controllo. È il sogno di ogni pilota.
Sì, cavolo! Hai visto? Sì, è incredibile come possa funzionare. Sì. In modalità tradizionale, il sistema attiva la trazione integrale e l'ABS. È come se l'automobile pensasse all'unisono con il cervello di Davide. Perdere il controllo è praticamente impossibile. La macchina reagisce benissimo. È molto stabile. E il sistema di controllo ESP mi aiuta veramente. In questo momento, con piccole correzioni, mi sta aiutando a tenere la macchina in strada. La componente innovativa dell'ESP è il controllo di stabilità. In curva, il dispositivo elettronico può esercitare un'azione frenante individuale su ognuna delle quattro ruote. Questo consente di affrontare agevolmente le curve a gomito. Peraltro, si attiva automaticamente se i sensori dell'auto rilevano la perdita di controllo. Non è ancora completamente a prova d'urto, ma quasi. I ragazzi della Bosch hanno fatto un gran bel lavoro. Guarda qui, non è male. Michael ha fatto proprio un bel lavoro, non c'è che dire. Dopo sole due ore, Davide ha già consumato un set di pneumatici da 4.200 euro. È probabile che ne consumerà molti altri. Sembra che possa già provare il sistema, ma sa per esperienza che il suo capo potrebbe chiedergli di percorrere ancora una volta il giro del mondo nella sua continua ricerca della perfezione assoluta. Alla Pagani il lavoro inizia ogni mattina alle 7.30. Ma non c'è pericolo che Orazio arrivi tardi. La sua casa è all'interno della fabbrica. Vive e respira lavoro giorno e notte. Appassionato fortemente di auto, Orazio non è certo il tipo che si adagia sugli allori. Nel 2003, nonostante le vendite vertiginose della Zonda, avverte i suoi uomini che è giunto il momento di inseguire un nuovo sogno. La sua ambizione lo porta a mettere in pericolo la sua reputazione e il futuro della compagnia. Orazio inizia a progettare la macchina perfetta, con caratteristiche tecniche uniche, potenza e velocità impressionanti, unite però ad un lato più dolce, un lato femminile. L'auto porta il nome di un dio del vento bicefalo. La Huayra può risvegliare i sensi e creare un'emozione unica ed intensa, che vale ben 1 milione di euro. Questa è la nostra missione, cioè proprio scoprire cosa è che crea emozione in un cliente al punto di decidere di spendere più di 1 milione di euro per comprare un'automobile, in fondo, quando ci sono tantissime automobili che fanno tutto e che costano 40 volte meno di una Pagani. Per Orazio, una simile emozione si crea con la combinazione tra arte e sapienza ingegneristica. Una filosofia che nasce dall'ammirazione totale per Leonardo da Vinci. Leggendo questo articolo che parlava di Leonardo da Vinci, ho letto questa frase dove Leonardo diceva che arte e scienza potevano camminare mano nella mano, cioè potevano camminare insieme. Allora quando ho letto questo è come se mi si fosse aperta una finestra dove ho scoperto il mondo che io volevo percorrere. Negli uffici di progettazione Orazio chiede ai suoi giovani designer di disegnare le 4.700 componenti che andranno a formare la Huayra. Molti vengono riprogettati decine di volte, finché il capo non è soddisfatto. Il concetto fondamentale che da subito mi ha trasmesso Pagani quando sono entrato in questa azienda è la sua filosofia del lavoro, la sua filosofia del progettare. Per lui è fondamentale che un oggetto sia bello ma nello stesso tempo funzionale. Ispirato da Leonardo da Vinci, per Orazio non è sufficiente che ognuna delle 4.700 componenti sia composta dai migliori materiali in circolazione e che sia funzionalmente perfetta.
Ogni singolo bullone, ogni singolo supporto deve essere anch'esso un'opera d'arte. Quindi Davide Pizzo deve imparare presto a ragionare da ingegnere e da artista, ad iniziare dalla forma generale dell'automobile. È ispirata ad un esempio grandioso di funzionalità e bellezza che si combinano in armonia. L'ala di un aereo. Quindi lui si immaginava un'ellisse nella parte anteriore, un'ellisse nella parte posteriore, in qualche modo unita. Questo doveva essere il corpo della vettura, dove venivano poi agganciati ai lati i passaruota. Il lungo cammino per ultimare il progetto prende le mosse da questo bozzetto. Dai modelli elaborati al computer, a quelli in scala, fino a una waira in legno a grandezza naturale. Pagani ha richiesto di liberare totalmente l'area della rifilatura e quindi sono state portate fuori le macchine dal ponte, sono stati spostati tutti i carrelli degli stampi e ha fatto posizionare la macchina in mezzo al salone. Ricordo che Pagani è passato direi molte ore seduto in diverse posizioni del capannone attorno alla macchina perché aveva necessità di capire la forma da ogni suo angolo. Ma in un modello scala 1-1 è dove hai la percezione completa dei volumi, di come corrono le linee. Questa linea, ad esempio, che l'abbiamo guardata per un sacco di tempo, deve essere più marcata. Nelle diverse fasi, Davide e i progettisti devono valutare l'impatto che ogni minimo cambiamento può avere sull'aspetto esteriore dell'auto e sulla sua aerodinamica. Come una galleria del vento virtuale, queste grafiche simulano il flusso d'aria ed evidenziano le zone di resistenza e di portanza. In seguito i risultati verranno confermati in una vera galleria del vento. Per ottenere una prestazione ottimale, bisogna massimizzare la portanza, minimizzando la resistenza. Il problema per Orazio è che in genere le automobili sportive ottengono la portanza necessaria aggiungendo un elemento che lui considera un compromesso, un alettone, uno spoiler. Anche la Zonda non fa eccezione. Ad alte velocità, l'enorme alettone posteriore aiuta a farla aderire al terreno. Ma per l'auto perfetta, Orazio vuole soltanto linee fluide, continue. Per fare questo, sta stravolgendo tutte le regole in fatto di aerodinamica nelle auto sportive. Con una soluzione che, qualora si rivelasse fruttuosa, sarebbe degna di Da Vinci. Anch'essa, come la macchina, si ispira all'ala di un aereo. Orazio pensa a un sistema di 4 ipersostentatori, o flaps, che agiscono indipendentemente. Per collaudarlo, non esiste posto migliore di uno dei circuiti più veloci del pianeta. I 4 ipersostentatori vengono controllati in automatico dal computer di bordo. Offrono una maggiore aderenza soltanto al momento del bisogno. Che ci siano delle forze verticali verso il basso, si può ottenere anche utilizzando spoiler o alettoni, però lo spoiler o l'alettone ce l'hai sempre nella macchina. L'aerodinamica attiva di Orazio gli consente di non scendere a compromessi. Mentre la waira sfreccia sul rettilineo, gli ipersostentatori si abbassano, minimizzando la resistenza e massimizzando l'accelerazione. Con una resistenza irrisoria, l'auto raggiunge la velocità massima di 370 km orari. Ma per girare con il minor tempo possibile a Monza, un altro fattore determinante è il tempo di frenata. Non appena Davide schiaccia il pedale del freno, gli ipersostentatori si sollevano. Proprio come accade nell'ala di un aereo, fungono da aerofreni. L'incremento della portanza riduce notevolmente l'attrito degli pneumatici.
ma è nelle curve che il sistema dà il meglio di sé. Per via dell'azione indipendente dei quattro flaps, in una curva eseguita ad alta velocità, l'auto tende a sbandare. La massa viene scaricata verso l'esterno e la parte interna degli pneumatici perde aderenza. Si è costretti a rallentare per non sbandare. Le caratteristiche di aerodinamica attiva della Huayra fanno fronte a questo problema. Quando affronta una curva in velocità, i quattro ipersostentatori si sollevano e aumentano la portanza incrementando l'aderenza. Quelli interni si sollevano ulteriormente per contrastare la tendenza dell'auto a sbandare. Oltre a garantire una maggiore sicurezza, questo migliora la velocità. Se dovesse andare a segno, tale innovazione potrebbe cambiare la fisionomia delle auto sportive per le prossime generazioni. Una soluzione tecnica migliore di un alettone posteriore, che al contempo consente le linee fluide e pure desiderate da Orazio per la sua macchina. Un esempio perfetto della combinazione tra tecnica e arte, inseguita sin dalla più tenera infanzia. Figlio di un fornaio argentino, da bambino Orazio sogna di poter costruire potenti auto italiane. Nel 1984 viene assunto dalla Lamborghini e si trasferisce a Modena. In breve tempo diventa esperto di un nuovo materiale aerospaziale dalle caratteristiche straordinarie, applicato per la prima volta sulle auto sportive. Col tempo sono diventato amico della fibra di carbonio, un materiale estremamente tecnologico. Certo che all'inizio era un qualcosa di un altro pianeta. Quando si mette in proprio nel 91, Pagani inizia proprio con una ditta di materiale composito. Progetta e costruisce componenti per l'industria. Il materiale composito ha un'eccellente forza specifica e la sua versatilità consente di produrre straordinari oggetti del desiderio. Orazio è un esperto assoluto di questa materia, che si rivela essenziale per la creazione dell'auto perfetta. Oggi la responsabilità di usare il materiale composito in modo avanguardistico ricade su uno dei più giovani e fidati collaboratori di Orazio. Quello che mi piace innanzitutto è lavorare il composito, che è una cosa molto bella. Il ruolo di Roberto consiste nel rendere le componenti in materiale composito della Huayra le migliori al mondo. A partire da un tessuto morbido prodotto esclusivamente per la Pagani. Le fibre di carbonio prodotte in Giappone vengono tessute in Germania e imbevute di resina in Italia. Soltanto Pagani conosce l'intero procedimento. E il risultato è la nostra fibra di carbonio, il nostro tessuto. In un laboratorio che sembra quello di un sarto sulla Savile Row, il procedimento con cui Roberto dispone il tessuto negli stampi sembra semplice. Ma per ottenere un buon risultato, ogni dettaglio va curato attentamente. Poi ogni componente viene messa sotto vuoto per entrare nei forni. Qui siamo all'autoclave ed è un vecchio amico per me, perché senza questo macchinario non potremo comunque produrre la nostra bellissima vettura. Come un cuoco esperto, Roberto conosce esattamente il tempo, la pressione e la temperatura necessari per solidificare le componenti. Dopo 2 ore a 275 gradi, la cottura è ultimata. Roberto ispeziona ogni pezzo che, se riceve la sua approvazione, viene inviato nell'area meno gradevole della fabbrica, il reparto taglio. Qui Alessio deve indossare una protezione integrale e una maschera per non introdurre nei polmoni la polvere di carbonio, potenzialmente letale. Prima di essere verniciate, le parti in materiale composito sono assemblate a formare lo scheletro di una delle prime Huayra. È una fase standard per verificare che sia tutto a posto, ma alla Pagani funziona diversamente. Qui la meticolosità di Roberto è essenziale, perché ogni giuntura tra le fibre di carbonio deve essere perfettamente allineata. In caso contrario, verrà respinta. La qualità è così elevata che molti clienti scelgono di avere dei pezzi in materiale composito di carbonio lucidato e non verniciato nella vettura finale. Ovviamente Orazio deve verificare che ogni componente sia una perfetta combinazione tra arte e tecnica,
con resistenza, peso e forma estetica soddisfacenti. Questo pezzo, che è il supporto sedile inferiore, è un pezzo che soddisfa veramente tanto comunque Pagani, perché è un indomani, se è un cliente, per assurdo, gli cade una monetina e va a vedere sotto sedile, questo pezzo è bello. Orazio è un vero perfezionista, quindi la sua attenta partecipazione è comprensibile. Ma per costruire l'auto dovrà fare affidamento su fornitori esterni, che produrranno il 95% dei pezzi rimanenti. In quel caso non potrà controllare con la stessa solerzia. Oppure no? Nella parte opposta di Modena c'è una fabbrica di alluminio che 10 anni fa decide di mettersi in affari con la Pagani. All'inizio non comprendono appieno cosa li aspetta. La loro vita sta per cambiare. Almeno quella di quest'uomo. Benvenuti in Aspa. Questa è la nostra azienda storica. Qui lavoriamo motori aerodinamici, prodotti per l'aeronautica, prodotti per la nautica e altri prodotti ancora. È efficiente e funzionale, ma anche sporca, rumorosa e maleodorante. Non sembra in linea con la filosofia Pagani, ma soltanto in apparenza. Ecco, questo è il nostro nuovo reparto. Per convincere Orazio che è idonea a produrre le componenti in alluminio, la Aspa costruisce una struttura distinta accanto alla fabbrica principale. Vanta macchinari all'avanguardia, è ben illuminata, ordinata, pulita e con un sistema di aria condizionata. Con una pulizia diversa dal reparto storico per fare le produzioni che necessitano e per poter eseguire le lavorazioni così come vengono richieste ai nostri clienti, in particolare da Pagani. Se vuole collaborare con Orazio, deve abbracciare la sua crociata per la perfezione. Quando Pagani progetta qualcosa, l'Aspa deve mettersi al lavoro per realizzarla, partendo da un blocco di alluminio. Sembra semplice? Non con Pagani. Nelle prime fasi di progettazione, lo sviluppo del centro ruota a 2 blocchi è un duro lavoro fatto con passione. Quando, dopo un anno di studi e di lavorazioni, è nato il primo pezzo, Pagani ha avuto delle perplessità. Non mi convinceva perché ci sono più buloni, ci sono più componenti, più parti che si possono rompere. Esteticamente non era per me il massimo. Le due compagnie collaborano per produrre un centro ruota monoblocco. Certo, noi vediamo un risultato semplice adesso, ma ha richiesto uno studio approfondito, ha richiesto quasi un anno di lavorazione. È stata una cosa non indifferente fare ottenere questo risultato. Non è facile, ma alla fine le due parti vengono combinate perfettamente, riducendo il peso e incidendo in misura minore sui costi di produzione. Per Orazio merita di essere esposto in vetrina. Ma applicare tale ragionamento alle 260 diverse componenti significa complicare le cose per gli uomini dell'ASP. Orazio li considera collaboratori, non fornitori, e ha contribuito a farli crescere. La struttura creata per Pagani attira oltre 15 nuovi clienti e gli affari vanno a gonfie vele. Per Orazio l'approccio duro e senza compromessi è essenziale per la creazione dell'auto perfetta. Per questa ragione impiega anni a mettere su una rete internazionale di collaboratori fidati che gli forniscano pneumatici, motore, cambio, quasi il 95% della vettura. Per gli interni in pelle, la scelta ricade su una piccola ditta vicino Torino, che a suo parere sa pensare fuori dagli schemi. La Salt è una fabbrica artigianale di lavorazioni pelli che produce da decenni lussuosi interni per automobili, aerei privati e persino elicotteri. È qui che Orazio trova un altro partner ideale. È per noi molto importante lavorare con Pagani, ma è una cosa, è una sfida allo stesso tempo. È difficile da raggiungere quello che lui vuole, perché è una persona molto particolare, la quale vuole raggiungere sempre il massimo del livello, quindi non è ammesso sbagliare.
Gli interni in pelle fanno parte dell'effetto finale che l'auto deve produrre sui sensi, vista, tatto e persino olfatto. Per questo, sin dal primo giorno, Silvio viene messo alla prova. E allora, prima che entrassero loro nell'ambiente, ho spruzzato un profumo che è l'erba tagliata. Cioè il profumo dell'erba quando uno la taglia. Questo è stato uno stimolo per portare il tono, diciamo, della conversazione e anche le nostre anime su un livello un po' più alto. Su questo livello elevato possono recepire meglio la sfida impossibile che Orazio si prefigura, prendendo a modello un elemento molto femminile. Quando le ho detto quello che volevo fare, le ho fatto vedere una borsa da donna. Andava in contrasto con l'utilizzo quotidiano di una vettura e quindi nell'ambito della durata del materiale stesso, che deve essere invece molto elevata. Si sono messi le mani nei capelli, ha detto non è possibile, non è possibile fare una pelle così per l'utilizzo auto. La Salt impiega oltre un anno prima di giungere a una soluzione. Dopo centinaia di prove in conceria, riescono finalmente a produrre una pelle soffice come quella di una borsa da donna, ma abbastanza resistente da soddisfare Silvio. Al piano terra, le parti in pelle vengono unite a quelle in materiale composito inviate da Modena. Sedile in fibra di carbonio, pannelli laterali e cruscotto. L'imbottitura di schiuma viene montata e modellata. Poi la pelle, tagliata su misura, viene fatta aderire con grande attenzione, come se stesse tornando sull'animale da cui deriva. Viene fissata con una colla particolarmente elastica. Dopo che la pelle è stata posizionata, si usa un phon per essiccare la colla. Penso che dopo tanto lavoro si sia riusciti ad ottenere un livello qualitativo adeguato e che quindi siamo molto soddisfatti del pezzo e ritengo che anche Pagani lo possa essere. In effetti Orazio è molto soddisfatto dei suoi collaboratori. Dispone le componenti come trofei nella vetrina dei pezzi automobilistici della sua fabbrica. Orazio li considera opere d'arte della sua collezione, ma Dave Lambert non vede l'ora di toglierli dalla teca e montarli sulla nuova automobile. Le sospensioni sono i primi pezzi in alluminio ad essere montati. Ricordano quelle delle auto da corsa, studiate per ridurre il peso e aumentare prestazioni e livello estetico. La sospensione che vedete qui è stata prodotta originariamente per la Zonda R, l'auto da corsa. È praticamente identica a quella. Ora che le componenti meccaniche sono a posto, i telai possono essere montati alla cabina, che è determinante per la sicurezza di quest'auto. Si tratta di una monoscocca, prodotta con i materiali compositi più resistenti e rinforzata con fibre di titanio. Ogni struttura è agganciata soltanto con 8 bulloni in titanio. Questo è uno dei bulloni del telaio. Qualora ce ne fosse bisogno, i bulloni sono progettati per saltare. In caso di scontro frontale, il telaio, in acciaio cromoli, si accartoccerebbe, assorbendo l'energia dell'urto, proprio come avviene in molte auto. Ma Orazio sa bene che gli scontri laterali possono essere ancora più insidiosi. In caso di scontro laterale ad alta velocità, gli 8 bulloni in titanio salterebbero e il telaio posteriore si staccherebbe dal corpo dell'auto, dissipando notevoli quantità di energia. I passeggeri avrebbero più possibilità di sopravvivere, protetti dalla monoscocca in carbonio e titanio. Oggi arriva un nuovo giocattolino nel reparto assemblaggio. Si tratta di uno sfavillante motore Mercedes AMG V12 da 6 litri, con ben 730 cavalli di potenza. Queste prestazioni vengono raggiunte attraverso un dispositivo che gli appassionati di Pagani non si aspettano. Un turbocompressore twin. Un motore turbo costituisce il mezzo più efficiente per assicurare la potenza che Orazio vuole offrire con la Huayra. Inoltre, contribuisce a rientrare negli standard sulle emissioni, facendo in modo che la vendita dell'automobile sia legale in ogni paese del mondo. Ma i motori turbo comportano svantaggi notevoli.
Pagani conquista la fama grazie alla Zonda, che vanta un motore aspirato. È potente, ha una notevole reattività e un ottimo rombo. Tutte qualità che non si addicono a un turbocompressore. Quindi, mentre percorre più di un milione di chilometri, Davide Testi collabora con l'AMG per fare in modo che adattino il loro motore alla leggerissima Huayra. Miglioramenti al sistema di raffreddamento, all'unità di controllo e al turbocompressore stesso producono un'automobile potente, ma reattiva e gestibile al tempo stesso. Siamo arrivati ad un bellissimo compromesso, direi un ottimo risultato, perché pur essendo un motore con 1000 newton per metro a coppia, il motore è gestibile e facile da usare. È veramente un bel motore. Ma resta un grosso problema. I motori turbo sono noti perché producono un rombo debole e soffocato, non adatto per la degna erede della possente Zonda. Per affrontare quest'ultima sfida e creare l'auto perfetta, Orazio cerca un vero talento. Un uomo che può modellare il suono. Un maestro nell'oscura arte dei tubi di scappamento. Si è presentato alla nostra porta, ha suonato e ha detto: «Salve, mi chiamo Orazio Pagani. Ci siamo conosciuti qui, è stato un incontro grandioso. Ci siamo intesi alla perfezione sin dai primi momenti. Adora la tecnologia almeno quanto me, specialmente se impiegata per produrre begli oggetti». Martin e la sua ditta si lanciano nell'impresa di far produrre un suono eccellente da un motore turbo. La turbocompressione è molto utile per incrementare la potenza, che si ottiene grazie ad una ventola azionata dai gas di scarico bollenti. Viene poi attivata una seconda turbina, che pompa una maggiore quantità di ossigeno nei cilindri, aumentando la potenza. Il problema è che il turbocompressore interrompe il flusso dei gas di scarico, soffocando il meraviglioso boato del motore V12. È come turarsi una narice. Non consente al suono di viaggiare, come avviene in un motore naturalmente aspirato. Martin Egal è specializzato nel rendere più bello il suono prodotto dal motore. Per riuscirci con il turbocompressore, la Huayra ha bisogno di qualcosa di speciale. E fortunatamente ha un piano. Tutte le parti che vedete sono perfettamente accordate con l'acustica del motore sulla stessa frequenza. È questa la base di partenza del suono. È proprio come accordare uno strumento, come avviene con un corno. I tubi di scarico costruiti a mano da lui non hanno niente a che vedere con quelli di acciaio di una comune auto familiare. Sono composti da titanio ultraleggero, resistente al calore. È una superlega detta Inconel 6. Spesso le componenti di Martin presentano forme complesse e per essere prodotte necessitano di un processo elaborato, detto idroformatura. La marmitta viene fabbricata in questo modo. Un tubo lineare viene riempito di acqua e poi disposto su uno stampo all'interno di una pressa idraulica. All'interno la pressione dell'acqua viene portata a 1500 bar. Quindi la barra di titanio millimetrica viene plasmata nella forma desiderata. È una forma molto naturale. Naturale e stabile al contempo. Sollevandola si capisce che non è più pesante della plastica. La marmitta è un pezzo di rara bellezza e Martin ha un asso nella manica per migliorarla ancora. Userà soltanto un forno, senza aggiunta di additivi o sostanze chimiche. Bastano il calore e una tempistica perfetta. Sembra un gioco di prestigio, ma si tratta di un processo naturale. Martin crede che una volta assemblate, le 14 sezioni produrranno una musica gradevolissima. Prima di tutto, separa i fumi di scappamento di ogni turbina, facendoli passare in due tubi separati per migliorare la qualità del suono. Poi i fumi attraversano le marmitte, che in genere fungono da silenziatori, mentre in questo caso svolgono il ruolo opposto. Nella camera vuota si crea un eco che va ad amplificare il suono. All'interno Martin lascia un piccolo spazio vuoto come il foro di un flauto. Ora l'aria può fluire tranquilla e produrre un boato notevole.
Come sempre, il primo a provare questa straordinaria novità è Davide Testi. Sto guidando per la prima volta una Huayra. E ho la sensazione di qualcosa di veramente grande sotto e dietro la schiena. Sia questo forte rumore in turbina. E se uno chiude gli occhi, automaticamente pensa all'aereo prima del decollo. Se l'auto è ispirata ad un aereo, grazie a Martin, ora il rombo è quello del motore di un jet. Quando l'impianto di scarico viene consegnato, Dave e i suoi uomini hanno tutto il necessario per ultimare le prime vetture clienti. Il turbocompressore viene dotato di un convertitore catalitico e poi si procede con il resto dell'impianto di scarico. Sul telaio, che è come lo scheletro, va montato il cablaggio, autentico sistema nervoso di un'automobile. Ora si può procedere con gli interni. Pannelli in fibra di carbonio lucidati e morbida pelle prodotta a Torino per soddisfare tutte le necessità del cliente. Infine, le componenti esterne in materiale composito, il cofano, gli sportelli e i pannelli laterali. Dopo 3 settimane di assemblaggio, l'auto è completa. Questo significa che Davide può eseguire l'ultima prova di guida per scoprire se la fatica compiuta nel percorrere per ben 25 volte il giro del mondo ha un esito positivo. Con il turbocompressore e l'ingegnoso impianto di scarico, le caratteristiche aerodinamiche uniche, dispositivi elettronici messi a punto e un set dei migliori pneumatici Pirelli, l'auto è pronta a mostrare tutta la sua potenza e a rombare come un aereo al momento del decollo. Tiriamo un grosso sospiro. Diciamo che siamo veramente tanto contenti. Io credo che la Huayra sia la degna erede della Zonda. L'uomo, da 1 milione di chilometri, crede che l'auto sia pronta. Ma il suo capo sarà d'accordo? Sarà finalmente soddisfatto delle linee che osserva ormai da anni? Ci ha voluto tempo, anni di messa a punto anche dei materiali che ci dessero la possibilità di raggiungere questa perfezione, questi dettagli, queste superfici. Quindi ogni minimo dettaglio è perfetto. Il portabagagli su misura in pelle. La presa d'aria che evoca quella di un jet supersonico. Gli specchietti ispirati agli occhi di una donna. La fibra di carbonio cucita come un completo confezionato da un sarto. E internamente la pelle morbida al tatto come una borsa da donna. Il cambio dalla forma complessa in alluminio. La pulsantiera ispirata a un clarinetto. Il quadrante prodotto da un orologiaio svizzero. Tutto lavorato da macchina e poi viene tutto finito a mano. Perché la mano dell'artista riesce a dare quel valore aggiunto che una macchina, per quanto precisa, non riesce a dare. 8 anni per la fabbricazione, oltre 1 milione di chilometri per il collaudo, progettazioni infinite e collaboratori spinti oltre i propri limiti. Tutto questo per un unico momento. Quello in cui Orazio Pagani deve decidere se il capolavoro è completo, se è pronto a condividerlo con il resto del mondo. I 60 acquirenti potranno finalmente avere la loro auto? Oppure la ricerca della perfezione è una strada che non ha mai fine?